Ora siamo nell'emisfero sud, guardiamo dall'Antartide e vediamo che la Terra ruota in senso orario stavolta. Prendiamo come prima un aereo che sta stavolta al polo sud e vuole andare all'equatore lungo questo meridiano. Non ci riuscirà, andrà sicuramente in linea retta lungo questa direzione, perché, come prima, l'aereo non ha un'altra componente di velocità oltre a questa di partenza, dal momento che si trova al polo e il polo sud, è l'unico punto dell'emisfero sud che non ruota. Tuttavia, nel frattempo che l'aereo è in viaggio verso questa direzione, la Terra ruota e quindi il bersaglio, cioè questo punto dell'equatore, si sposta, per esempio qua giù, e quindi l'aereo lo mancherà. Come prima, prendete una penna, mettetela in questa direzione qua verticale, appoggiatela sul monitor e vedrete che l'aereo segue a velocità costante questa linea retta, moto rettilineo uniforme, perché stiamo guardando dal punto di vista esterno, cioè dal punto di vista del sistema inerziale, come fosse una telecamera che non ruota, che è posta al di sopra del polo sud. Quindi l'aereo seguirà questa traiettoria, seguirà la penna che avete appoggiato sul monitor. Facciamo partire l'animazione. E vediamo che l'aereo parte, va giù in linea retta, però nel frattempo il punto si sposta e la traiettoria descritta dall'aereo sulla superficie terrestre, quindi vista dall'interno del sistema rotante, quindi vista dalla superficie terrestre, è una curva. È una curva che stavolta è piegata verso sinistra, cioè se noi seguiamo la direzione del moto, vediamo che il moto si piega sulla sinistra. E lo sappiamo che nell'emisfero sud accade questo. Nell'emisfero nord le traiettorie curvavano a destra, nell'emisfero sud curvano a sinistra.